Salve ragazzi, vi voglio qui di nuovo con un po' più di attenzione rispetto al video su Pistorius, perché mi avete dato un po' l'idea che non avete ben capito quello che è il connubio economico di Pistorius e Nike. Cioè ragazzi, un po' più di attenzione, un po' più di criticità verso queste multinazionali, perché non creano benessere, non creano posti di lavoro, non creano possibilità o sbocchi in qualche modo per quello che riguarda l'equilibrio della vostra vita, ma anzi queste persone non fanno altro che speculare, e speculare, dico di nuovo, quello che è le vostre fisime di ogni giorno, i vostri problemi di ogni giorno, li amplificano questi. E che cosa vi voglio far ribadire? Il concetto che è stato lanciato anche dalla Gazzetta dello Sport, da tutti i mezzi di informazione, solo la notizia che Pistorius è il primo atleta che ha partecipato prima alle Paralimpiadi ed è il primo che partecipa alle Olimpiadi per i normodotati. È una gran cazzata, ragazzi! Ve l'ho detto anche nel video di Pistorius Nike, ma non mi sembra che non siete attenti! Non ho visto nessun commento, né niente non ho notato. Io voglio vedere i commenti, ragazzi, voglio interagire con voi, voglio parlare con voi, perché porca puttana, la vostra attenzione su queste cose porta un qualcosa, porterà anche dei frutti. L'atleta polacca Partinka anche ieri ha gareggiato nel ping pong e lei non se ne porta come un vanto, ma partecipa come qualsiasi persona, anche se non c'ha un braccio, ha capito? E quindi si è data la possibilità alla federazione sportiva di partecipare a dei giochi che sono quelli dei normodotati, delle Olimpiadi. Però lei ha vinto l'oro nelle Paralimpiadi, ha potuto partecipare a quelle di Pechino nel 2008 e partecipa a quelle del 2012, ma nessun giornale dà la sua notizia. Ma se andate a cercare Partinka su Google o sui sei siti, lei è ben presente. Non è che è un'atleta ignota nel mondo dello sport, è ignota per il mondo di quello che è il business dentro lo sport, che è il motore trainante oggi come oggi dell'economia mondiale. Questo non ve lo vogliono far vedere, ragazzi. Invece voi, attenzione, dovete portarla, perché le vostre critiche portano a sì che si smuove qualcosa. Solo così potremo cercare dei nuovi stimoli più positivi, soprattutto nello sport, che è lo sfogo di noi persone comuni, per cercare nel fine settimana un ritaglio per noi stessi, quindi creare lo spazio per andare coi roller a farsi una pattinata, crearsi lo spazio per la bicicletta, per farsi la propria pedalata con gli amici, crearsi il sorriso, ragazzi. E la Partinka gioca a ping pong per crearsi il sorriso. Pistorius, ve lo voglio dire a voi, va a correre veramente con queste gambe? C'era Esser che ha gareggiato come ginnasta nel 1904 in St. Louis, ve lo ridico un'altra volta se voi non avete colto questa cosa, faceva lo sport con una gamba di legno, ok? Non aveva sponsor nel 1904, o comunque se non c'era nessuna azienda che comunque si è detto di poter avere una gamba diversa per poter essere più atletici, avere la possibilità di avere più posizioni su quanto riguarda arrivare al medagliere, ok? Invece Pistorius gli hanno pagato fior fior di quattrini per avere delle gambe che sono all'avanguardia della tecnologia e costano un sacco di soldi, ragazzi, e solo una Nike l'ha sponsorizzata Pistorius. Forse magari con i mezzi lo poteva fare lo stesso, ma con la Nike ci è arrivato prima e sicuramente in maniera più comoda, ragazzi, ok? E per avere anche nella sua vita privata anche la possibilità di avere un'agiatezza. Ma questa creando speculazione su quelle che sono indirizzate i vostri consumi, che poi la Nike vi dà la possibilità di legare l'immagine del Pistorius come una persona, un'azienda che comunque sia fa pubblicità a una persona che magari ha un handicap, e quindi crearsi un'immagine più socialmente amabile. Pensa quanto è subdola questa società, che schifo che mi fa. Compriamo Adidas, che almeno va sullo sportivo, che è il migliore al mondo per le sue doti naturali e basta, come può essere altri soggetti sportivi, atleti. E qui mi fermo, qui non vi voglio dilungarmi troppo, ma la Partinka, andatela a vedere, sta giocando a ping pong con buoni risultati.
senza nessuno che lo, il porca di quella puttana lo vada a dire in prima pagina sulla Gazzetta. E quindi Pistorius non è il primo atleta, è il secondo casomai, perché la Partinka partecipa e anche lei partecipava prima alle Paralimpiadi e l'ha trovata la possibilità di partecipare alle Olimpiadi come qualsiasi persona, senza spinte, senza agevolazioni come l'ha avuto Pistorius, che ha dovuto portare le commissioni mediche, ribaltamenti di opinioni di giudici, di referti da medici esperti se avevano una facilità o meno con queste gambe in carbonio. Basta ragazzi, commentate, dite la vostra e venitemi a trovare dove sono, che io trovo spunto anche le vostre idee per far sì che ve le possa amplificare, perché i mezzi che io posso dare, insomma. Non sono Canale 5 e non lo voglio diventare. Voglio essere uno come voi e non sono altro che uno come voi. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Sveglia!